Allora, dal buongiorno a Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Buongiorno Fortunata, grazie per averci raggiunto. Buongiorno Anna, ben trovata. Allora, come già anticipato un po' ai nostri telespettatori, volevamo toccare il tema del bonus psicologo, perché il decreto è stato firmato, i fondi ci sono e anche, diciamo, le regole per come andare a prenderli, però insomma questi fondi, se rapportati alla mole di persone che potrebbero aver bisogno di un aiuto psicologico, sono evidentemente molto molto bassi. Si calcola, lo dico io, lo leggo per non sbagliare, che questi 10 milioni andranno ad aiutare 16.000 persone in Italia, quindi in Veneto siamo tra le 1.500 e le 1.600 famiglie. È un buon primo passo, ma insomma è un po' poco 1.500 famiglie. Cosa ne pensa lei anche dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'osservatorio che voi avete in Veneto sui bisogni delle persone? Se consideriamo, Anna, che il terzo giorno in cui si poteva avanzare la richiesta si era arrivati a circa 130.000 richieste, quindi ora forse dopo 5-6 giorni potremmo viaggiare sulle 160.000, rapportate appunto, come lei diceva, ai 16.000 ai quali forse questo bonus darà risposta, ci accorgiamo subito che i fondi sono sicuramente troppo ridotti per dare una risposta alle tante richieste che ci sono in questo momento, che forse non sono richieste nuove, ma sono richieste che comunque trovano voce. Chi si occupa di salute mentale ha sempre saputo che c'è un'ampia fascia di cittadini che doveva in qualche modo fare da sé per riuscire a curarsi, doveva mettere insieme le risorse, e ora finalmente in qualche modo ha avuto l'opportunità di rivolgersi allo Stato per avere sostegno, però è molto probabile che questo sostegno poi risponderà a pochissime richieste a fronte di quelle che ci saranno, perché comunque le domande possono essere avanzate fino al 24 di ottobre, quindi abbiamo ancora avanti quasi 3 mesi in cui può lievitare questo numero e solamente una piccola percentuale di cittadini potrà vedere riconosciuta la sua richiesta. Ecco, forse concettualmente è un buon impegno politico sicuramente, ma concettualmente sembra quasi un po' fare la fine di quello che fu il bonus vacanze, quando in realtà la cura della mente deve avere insomma, un'altra cura, cioè un altro impegno probabilmente, no? Rispetto alla logica dei bonus che insomma, sembrano un po' buttati lì. Sì, ne abbiamo parlato tante volte anche rispetto agli interventi che si fanno in emergenza, no? Abbiamo sempre detto che durante l'emergenza si fanno interventi che tamponano, come quando c'è un ferito in mezzo alla strada e con quello che abbiamo magari cerchiamo di tamponare la ferita finché non arriva l'ambulanza, ma nel lungo periodo, per riuscire a far sì che effettivamente le cose cambiano, servono degli interventi strutturali di natura diversa. Se sappiamo che solo più o meno il 5% degli psicologi lavora in ambito pubblico, significa che il 95%, forse il 90% considerando forse varie tipologie di contratti, degli psicologi lavorano in ambito privato, e quindi che c'è un'ampia fascia di cittadinanza che si è sempre rivolta al privato per cercare una soluzione a problemi che erano già presenti prima. Non è stato il Covid che ha fatto nascere all'improvviso dei problemi, un po' come quando il terremoto fa vedere delle fratture nelle costruzioni, ma le fratture non le ha prodotte da solo il terremoto, se non c'erano già delle costruzioni un po' fragili. Senta, quali sono un po' le motivazioni per cui le persone si rivolgono a voi? Quali sono? Perché abbiamo imparato, leggendo anche noi come giornalisti un po' la realtà e il contesto sociale, che l'ansia e la depressione sono, diciamo, le malattie del nuovo millennio, ma non vogliamo essere superficiali, e quindi vorrei chiedere a lei un approfondimento un po' di questa affermazione. Il nuovo millennio è comunque caratterizzato da una serie di cambiamenti, no? Se pensiamo che 50-60 anni fa nelle nostre case non c'era il bagno, in questo momento magari potremmo accorgerci che siamo abituati a prenderci cura di noi stessi in una modalità diversa, non è che i disturbi
nati, una volta si stava bene, semplicemente non venivano espressi perché c'era l'abitudine a vivere con un livello di benessere o di abitudine a prendersi cura di se stessi del tutto diversi. E quindi, come è aumentato nel tempo l'igiene fisica, è aumentata nel tempo anche la necessità e la volontà di igiene mentale, di prendersi più cura di se stessi e anche dello stare in relazione con gli altri. I disturbi di cui ci occupiamo normalmente sono sia l'ansia, la depressione, ma anche forti problematiche con l'autostima, forti problematiche di relazioni, anche il concetto di famiglia stessa che è cambiato, ma dobbiamo pensare che sono famiglie e coppie molto diverse quelle con cui abbiamo a che fare ora rispetto alle coppie nate 100 anni fa, quando la vita media era molto più breve, quando non c'era l'aspettativa di stare insieme per molti anni per amore. Ecco, se ora per esempio le coppie non stanno assieme per tutta la vita, non è perché ci si ama meno, ma perché ora c'è l'aspettativa di trovare l'amore, mentre invece molte decine di anni fa questa aspettativa non c'era. E nel momento in cui cambiano le aspettative, cambia anche la percezione di quello che serve per poterle soddisfare. Un'altra cosa che stiamo vedendo, mi viene in mente subito il caso di Civitanova Marche, no? Questo sfociare incredibile, brutale, della violenza, dell'aggressività, questo ambulante che è stato inciso davanti a tutti in 4 minuti, filmato addirittura da persone che non hanno nemmeno avuto la forza di intervenire ed evitare che quest'uomo fosse ucciso davanti ai loro occhi. Ma citiamo Civitanova Marche, come potremo in qualche modo raccontare di tutte le bande di bulli, la violenza che in questi giorni è in primo piano a Jesolo tra giovanissimi. Ecco, ritiene che ci sia stato un aumento di questa aggressività, di questo bisogno di manifestare la propria rabbia? Se pensiamo comunque che in questi 2 o 3 anni appunto ci sono una serie di situazioni di stress che hanno aumentato il malessere, come si diceva, non situazioni che hanno fatto nascere il malessere dal nulla, ma che prima poteva essere in qualche modo gestito, ma l'aumentare dell'isolamento sociale, la paura per il futuro, la paura per la propria salute e anche avere tanto più tempo a disposizione nel momento in cui non c'era l'opportunità di lavorare, di andare a scuola, ha sicuramente aumentato il livello di stress delle persone e, sottoposti a un forte stress, le tipologie di risposta che le persone possono mettere in atto sono di tre tipi, la paralisi, l'attacco e la fuga. Quindi la paralisi è appunto quella sorta di depressione, l'idea che non ci sono aspettative per il futuro e quindi ripiegarsi in se stesso. L'attacco è invece quell'aumento di aggressività, cioè chi risponde a questo aumentato stress riversando l'aggressività verso l'esterno. La fuga invece potremmo vederla per esempio in quella fuga dalla società e quindi nelle dipendenze, l'aumento anche dei disturbi alimentari, l'aumento di uso di droghe, di alcol oppure di altri metodi per potersi sballare. Senta, a fronte di tutti questi aumenti, quindi a maggior ragione, no? Sarebbe stato importante che questo bonus psicologo, per tornare un po', diciamo, all'inizio del nostro discorso, fosse stato finanziato di più, che si può tradurre con a questo bonus psicologo fosse data più importanza, cioè fosse riconosciuto come avere un valore più grande, no? In modo da poter davvero essere destinato a chiunque ne avesse bisogno e non solo essere ridotto alla corsa a chi arriva prima. Sì, io vorrei anche soffermarmi non solo sull'entità, ma anche sul modello strutturale, perché altrimenti sembra come al solito ogni categoria chiede semplicemente più fondi. Sicuramente è sottofinanziato per la salute mentale, servono più risorse, però serve anche ripensare le risorse in una maniera diversa. Ora, se pensiamo come è strutturato appunto il bonus, che è stato annunciato in primavera, è diventato attuativo ora in piena estate, le graduatorie potrebbero essere disponibili a novembre. Se pensiamo appunto alla persona sofferente che in questo momento sta male e cerca aiuto da uno psicologo, cerca aiuto adesso, ma saprà se avrà questa possibilità realisticamente a novembre. Pensiamo anche a come è strutturato. Bisogna avere uno SPID, bisogna avere un ISE, bisogna avere anche quel poco di energie che servono per andare a cercare un aiuto che ti verrà dato tra alcuni mesi. Io tendo a pensare che anche al bonus
queste richieste, che sembrano tante, rappresentano comunque una piccola percentuale delle persone, rappresenta la piccola percentuale di persone che ha abbastanza dimestichezza con gli strumenti informatici, con lo SPID, che ha magari qualcuno vicino che fa la domanda per lui. Pensiamo invece alle persone molto sole, alle persone anziane. Quella fascia di popolazione probabilmente sta male, ma non emerge neanche nelle richieste del bonus, e quindi a livello anche strutturale nel ripensare questi interventi, per esempio, non c'è nessuna idea di rilevazione dei bisogni. Noi non sapremo le 500.000 richieste forse a cui arriveremo a fine ottobre. Che tipo di popolazione stanno coprendo? A parte l'ISE non ci sarà nessun dato rispetto a questo, non è previsto. Saranno persone con una richiesta di inizio di trattamento, oppure sono persone che già erano in trattamento psicologico e cercano di avere un piccolo aiuto nel loro percorso. Ecco, sarebbero tutte informazioni utili per poter poi ripensare anche agli interventi futuri in maniera più strutturale. Senta, ma anche alla luce di quello che lei ci sta dicendo, la vostra categoria è stata coinvolta in questa misura? È sempre difficile nel momento in cui si fanno delle proposte di legge, si discutono in altri contesti, che ci sia un vero scambio proficuo. E si ritrovano appunto delle misure già fatte, e se si potesse venire prima appunto in maniera più collaborativa, con un confronto più pensato, magari si possono fare diversamente. Ecco, per questo io magari appunto anche di più al dialogo con la regione, laddove è più possibile avere degli interlocutori presenti con cui ripensare anche delle iniziative locali. Magari a misura della popolazione che conosciamo. Come quella bella attivata a Treviso con voi, con il centro per la famiglia, no? dello psicologo di quartiere, quella sicuramente già si metteva in ascolto del territorio e sicuramente è stata una bella iniziativa di cui continueremo a parlare. Dottoressa, grazie davvero per essere stata con noi, abbiamo voluto fare luce un po' su questo bonus, per come ce lo stanno raccontando, ma anche per come viene visto da voi, ovviamente, quindi dalla categoria. Grazie per essere stata con noi, dottoressa. Lei, Anna, alla prossima. Arrivederci. Fortunata Pizzoferro, la vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe, degli Psicologi del Veneto, che abbiamo imparato a conoscere in tutto questo periodo come voce autorevole per commentare, insomma, anche i vari fatti che la cronaca ci ha portato a raccontare in tutto questo tempo. Tra pochissimo.